La mostra celebra i 50 anni del lupo più famoso dei fumetti. Nato in terra modenese dalla matita di Guido Silvestri in arte silver, Lupo Alberto è infatti apparso per la prima volta al pubblico nel 1974 attraverso le pagine del Corriere dei Ragazzi. Fin da subito è entrato nel cuore dei lettori, garantendosi una longevità che pochi altri fumetti possono vantare. Basti pensare che il periodico di Lupo Alberto ha superato i 440 numeri. Qual è il segreto di tanto successo? Fondamentalmente il fatto che Lupo Alberto è uno di noi. In lui ci identifichiamo perché si configura un po' come un antieroe. È tutt'altro che perfetto, tutt'altro che infallibile, è un po' sfortunato, spesso insicuro e forse per questo è in grado di suscitare tanta simpatia. Nonostante le delusioni, ha il grande pregio di saper prendere la vita con leggerezza e con molta ironia. Inoltre, nelle storie di Lupo Alberto non mancano mai riferimenti all'attualità, alla politica, a tematiche sociali. La fattoria è una sorta di microcosmo che rispecchia le stesse problematiche e gli stessi meccanismi sociali del mondo reale. Il percorso della mostra ha inizio dalle origini di Lupo Alberto e dalle origini dell'attività di Silver. Sono infatti presenti anche alcune rare tavole di un giovanissimo Guido Silvestri. Attraverso una linea del tempo è possibile ripercorrere tutta l'evoluzione di Lupo Alberto, a partire proprio dalle primissime strisce, dalle prime tavole, passando per i periodici, tutte le pubblicazioni, fino ad arrivare alla storia, l'anniversario, realizzata proprio in occasione di questa mostra dei 50 anni di Lupo Alberto e pubblicata nell'ultimo numero del mensile. Sono esposte alcune tra le strisce e le tavole più iconiche che maggiormente sono rimaste impresse nell'immaginario dei lettori, ad esempio c'è la storia in cui Enrico fa outing e è possibile anche apprezzare tutta l'evoluzione stilistica di Lupo Alberto, perché Lupo Alberto non è sempre stato disegnato allo stesso modo. Ad esempio non tutti sanno che nel tempo ha cambiato colore. Inizialmente era bianco perché veniva stampato in bianco e nero, poi Silver aveva intenzione di realizzare un lupo grigio, ma per un errore del fotolitista è venuto fuori una sorta di azzurro puffo. Ha quindi attraversato varie tonalità dell'azzurro fino al consolidato 60% di ciano o Pantone 297. Accanto alla linea del tempo ci sono varie sezioni che approfondiscono le tematiche principali delle storie di Lupo Alberto. Una di queste è quella della sfiga, perché la sfortuna ha diciamo un ruolo preponderante nelle storie del lupo e dà origine a tante gag divertenti. Una sezione è dedicata alle campagne sociali. Forse proprio perché è così familiare, così rassicurante, Lupo Alberto è stato scelto come testimonial da molte associazioni e da molte onlus. La prima campagna, e quella che più di tutte ha lasciato il segno, è quella volta a contrastare la diffusione del virus HIV. Siamo nel 1991 e viene realizzato questo opuscolo che si intitola Come ti frego il virus. È un libretto che si rivolge a giovani e giovanissimi attraverso un linguaggio molto diretto e ironico e spiega proprio quali sono i meccanismi del contagio e i metodi per evitarlo. Si tratta di una campagna che per l'epoca è veramente all'avanguardia e precorre i tempi ed è forse uno dei primi strumenti in Italia per contrastare efficacemente la malattia. In mostra ci sono anche le storie di tutto un altro lupo. Si tratta di un progetto iniziato nel 2022 in cui i giovani autori reinterpretano il mondo della fattoria Mackenzie con uno stile che si discosta totalmente da quello di Silver e che spazia dalla pop art alla 3D dei videogames. L'ultima sezione della mostra si sviluppa all'interno del Museo della Figurina ed è dedicata appunto agli album di figurine e al merchandising. Lupo Alberto infatti è stato in grado di travalicare i confini del fumetto per andare a occupare oggetti di uso quotidiano che hanno letteralmente abbellito l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni. Tutti siamo cresciuti, ad esempio, con i diari di Lupo Alberto. Forse per questo, perché è diventato quasi un compagno di vita, tanti italiani nutrono nei confronti del lupo un sentimento di affetto. Un compleanno così importante non poteva quindi passare inosservato, soprattutto nella città che al lupo ha dato i natali. Con questa mostra Modena ha l'occasione di ringraziare Silver per aver creato non solo un'icona, ma un fenomeno culturale.